professor Brocco, no? Anche rispetto ai vaccini, a come cambierà la nostra vita, perché ultimamente ho raccontato dei casi di persone già vaccinate che si sono comunque contagiati, per carità, per fortuna in forma lieve, cioè continuiamo a dire che il vaccino è fondamentale, che ti salva la vita, però insomma per dire, cioè non siamo al riparo completamente, non sappiamo per quanto tempo, ogni quanto dovremmo vaccinarci, quindi questo tipo di cose è un po' il futuro che dobbiamo immaginare, cioè immaginare un mondo che reagisce in qualche modo alla presenza del virus? Sì, mi piace questa domanda perché ha centrato in pieno. Il vaccino ci salva dal Covid grave, ma non ci garantisce una protezione al contagio e all'infezione. Ora abbiamo fatto solo una dose, chi l'ha fatta è stato fortunato e l'ha già fatta, ma anche ne facessimo due con il richiamo, non c'è una efficacia sulla protezione all'infezione, c'è un'efficacia che finora abbiamo parlato di efficacia alla malattia grave. Questo è il goal del vaccino. Quindi dobbiamo pensare a questi tipi di strategie, il tessuto, ma come può essere anche gli ambienti, dobbiamo sanificare gli ambienti. Ecco, il tessuto è un'ottima idea perché sanifica in modo costante. Ci sono tanti metodi che vengono proposti, ma che sono one shot, cioè sanificano e il giorno dopo si parte da capo. Ecco, avere soluzioni che durino nel tempo. Ad esempio negli ambienti le lampade UV messe nei condotti dell'aria che non vengono a contatto dell'uomo, queste sanificano l'aria, il ricircolo di aria viene sterilizzato continuamente, 24 ore, quindi continuo. Dobbiamo pensare a queste soluzioni, soluzioni che durino nel tempo. Molto interessante. Professore, scusi, un'altra cosa, perché adesso vado a farle vedere la situazione in Basilicata e anche a Padova. Mi dica una cosa, ieri il professor Bassetti mi ha detto testualmente che loro hanno mandato una lettera a Draghi, un gruppo di ricercatori e di medici. Ci sono anch'io in quella lettera. Ah, ecco, allora che meraviglia, così mi spiega. Siamo detto, tutti uniti. Esiste un mercato legale dei vaccini a cui possiamo attingere, basta andarseli a prendere. Qui lei me lo conferma? Confermo. È così. Ma allora cioè, Mario è così bravo a telefonare, alzare i telefoni, a parlare con tutto il mondo, forse che dici? Sì, io penso che per ora però la strategia del governo italiano sia quella di cercare di capire se la cosa a livello europeo si riesce a sbloccare. Dopodiché non è un segreto che per il Presidente del Consiglio no, sia un attimo raggiungere il CEO di una grande azienda di Big Pharma. Cioè non è una cosa, lo fa Biden che addirittura ha convocato i due concorrenti Merck e Johnson & Johnson, li ha seduti lì alla Casa Bianca e gli ha detto vi dovete mettere d'accordo per produrre il vaccino perché Johnson & Johnson da sola non ce la fa e quindi sicuramente ad arrivarci qualunque Presidente del Consiglio ci arriva a chiamarli. Bisogna capire se invece vuole proseguire la strategia europea. Voglio presentare